Sfiorata la tragedia nel carcere fiorentino di Sollicciano, un detenuto è stato salvato da un incendio grazie al tempestivo intervento del personale di polizia penitenziaria. Il fatto risale a ieri, ma è stato reso noto oggi dal sindacato OSAP. Secondo quanto ricostruito dal sindacato, nel reparto accoglienza del penitenziario, un detenuto ha appiccato il fuoco nella propria cella e solo l'intervento decisivo del personale penitenziario ha evitato il peggio. Il detenuto, protagonista del fatto, è stato tratto in salvo incolume e, nonostante l'abbondante fumo, mettendo pure a rischio la propria incolumità, i poliziotti sono riusciti anche a far evacuare e a far confluire tutti i detenuti presso i cortili del passeggio. Eccezionale, professionale e tempestivo si è rivelato l'intervento del personale, che si è prodigato in pochi istanti al salvataggio di tutti i ristretti, dichiara Leo Beneduci, segretario generale OSAP, in una nota. Per Beneduci non si conoscono i motivi del grave gesto del detenuto, ma l'OSAP da tempo denuncia violenze, aggressioni, offese, sputi e altro nei confronti del personale di polizia penitenziaria. Invece, anche oggi, solo grazie alla prontezza del personale, non si è sfiorata una grave tragedia. Speriamo, auspica Beneduci, che il ministro Bonafede e il capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria sappiano riconoscere a tutto il personale intervenuto la giusta ricompensa per aver rischiato la propria vita in favore dei ristretti. Da parte dell'OSAP le più vive congratulazioni ai poliziotti intervenuti, eroi silenti nel quotidiano.